La Commissione Ambiente del Consiglio Comunale di Napoli ha ospitato enti ed associazioni per fare il punto sulla vicenda dello zoo cittadino. Alla presenza del vice sindaco Tommaso Sodano sono state avanzate proposte per il futuro dell'area che spaziano da centri per la preservazione dell'ambiente campano a parchi urbani di concezione moderna, così come le questioni del benessere degli animali ancora presenti nella struttura e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Ma la situazione è ben più complessa del pur difficile momento che vive il giardino zoologico. Le competenze istituzionali per assumere decisioni in materia, infatti, sono diffuse e fanno capo al Ministero dell'Ambiente e soprattutto la società che gestiva l'intero complesso di fuorigrotta, compresa l'Edenlandia del Cinodromo, è stata di recente dichiarata fallita e pertanto l'interlocutore oggi è il curatore fallimentare. Chiederemo all'AV presente oggi in commissione di fare un'opera di bonifica dell'amianto che abbiamo trovato nella parte chiusa dello zoo. Le commissioni devono praticamente predisporre un piano di intervento per l'area che chiaramente deve tener conto delle difficoltà economiche in cui versa la nostra amministrazione. L'amministrazione si sta impegnando per rilanciare complessivamente quell'area con un progetto che possa da un lato garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, allo stesso tempo garantire e migliorare la qualità della vita degli animali all'interno di un giardino zoologico che è un, come dire, un punto di riferimento storico per intere generazioni, ma che oggi versa in condizioni pietose. C'è un fallimento in corso e quindi prioritariamente va definita il tema della proprietà e di chi fa una gara e chi eventualmente è interessato a gestire una struttura che in questi anni ha accumulato debiti pesantissimi. Quindi diciamo la situazione è complessa, ma siamo in prima fila per trovare una soluzione nel, ripeto, come dicevo prima, nel rispetto della salute degli animali e della salvaguardia dei livelli di occupazione dei lavoratori che lì sono impegnati.